Milo Pacchini, allora, dopo la Pasqua ripartite, dopo che avete vissuto 2 settimane per ricaricarvi e in qualche maniera un po' dimenticare quei fatidici supplementari di Manfredonia. Sì, esatto, abbiamo avuto questa pausa di Pasqua, tutti quanti comunque abbiamo avuto la possibilità di stare un po' a casa nostra, quindi di staccare un po' la testa, soprattutto dopo 2 partite, soprattutto l'ultima, diciamo, con Manfredonia, che è stata psicologicamente una brutta sconfitta, ma per come è avvenuta, diciamo, poi per il resto direi che è una sconfitta che purtroppo è andata ad archiviare in fretta e da pensare alle ultime 2 partite che per noi sono fondamentali. Tra l'altro poi, tornando proprio a quella partita, avete davvero dimostrato di saperla cavare contro un Manfredonia che era quasi spacciato a 32 secondi dalla fine dell'ultimo quarto fino a recuperare in una maniera incredibile. Sì, purtroppo loro sono stati bravi a non mollare fino alla fine, hanno trovato 2 canestri comunque su una nostra difesa non malvagia, diciamo, quindi 2 canestri che soprattutto l'ultimo con Bueno, quella tripla dall'angolo, bravo lui. Loro sono stati bravi a non mollare, noi forse abbiamo pagato, come paghiamo spesso, di arrivare al quarto quarto un po' con il cervello annebbiato dalla stanchezza, dalla carenza di ossigeno, però purtroppo è andata così, te l'ho detto Mimmo, bravi loro, meriti loro, dei meriti nostri come sempre, però va archiviata anche questa sconfitta qua, te l'ho detto, e anche in fretta perché le ultime 2 partite sono fondamentali. Tra l'altro l'ultima partita che andate ad affrontare è in trasferta a Bari contro l'Adria. Allora, adesso questa settimana qua ci aspetta Bari, andremo a casa loro, vediamo un po'. Comunque loro sono una squadra da rispettare, secondo me. Sono in questa posizione in classifica 7, sicuramente non per sbaglio. Sono comunque un mix di giocatori, da De Bellis a Delli Carri, che sono d'esperienza per questi campionati. Diciamo che hanno fatto abbastanza la storia della pallacanestro pugliese. E hanno un mix anche di giovani che comunque sanno sicuramente come si sta su un campo di pallacanestro, cioè sanno giocare a basket. Quindi prima, in importante reazione politica all'iniziativa del segretario del Partito Democratico di Cirignola Sgarro in merito al baratto amministrativo. Rino Pezzano, esponente di punta di Capitanata Democratica, vicina al sindaco Franco Metta, ha detto: prima di prendere delle iniziative e di fare delle richieste è utile approfondire gli argomenti posti in essere e non farsi semplicemente portavoce di pratiche amministrative realizzate già in altri comuni italiani. Per Pezzano bisogna comunque stare attenti a non sbagliare nuovamente, anche perché la materia è delicata e va approfondita. La fretta gioca brutti scherzi, dice Pezzano. Il rapporto di sinergia tra pubblico e privato è importante ed è una delle poche strade percorribili capaci di garantire lo sviluppo di una comunità. Cominceranno nei prossimi giorni i lavori per migliorare la viabilità stradale di Borgo Cervaro, frazione a 10 km da Foggia. C'è stato un sopralluogo giovedì dei responsabili di Rete Ferroviaria Italiana con l'assessore all'urbanistica D'Emilio. L'intervento durerà 2 mesi e prevede il completamento del sottopassaggio stradale, di quello ciclopedonale e la sistemazione con relativa segnaletica. Per il responsabile della direzione investimenti sud di RFI abbiamo confermato al comune l'impegno per completare entro l'anno i lavori fra Cervaro e Bovino. È un'opera di grande importanza che ha un ampio progetto di raddoppio della linea Napoli-Bari. Per il sindaco di Poggio Allandella è importante che la dirigenza di Rete Ferroviaria Italiana ha ribadito e rafforzato la cooperazione istituzionale. L'accelerazione della tempistica, fa notare l'assessore D'Emilio, è una notizia positiva perché premia lo sforzo congiunto portato avanti sino ad oggi. Normalmente si riparla di risistemazione della zona, è stata davvero abbandonata da tanto tempo, dai lavori cominciati e mai finiti dalla vecchia concessionaria dei lavori di RFI per il raddoppio della linea ferroviaria. Sono previsti i lavori per il ripristino della viabilità e diciamo di risistemazione, di isolamento anche attraverso barriere della linea ferroviaria e la risistemazione viaria, soprattutto dell'area di accesso al borgo.